ciao, ciao a tutte ragazze. Ciao, ciao a tutte ragazze, finalmente vi faccio un piccolo video su degli acquisti che ho fatto ultimamente, che sinceramente mi sto limitando abbastanza, forse perché magari ho tanto da fare e quindi mi distraggo e non vado a guardare i siti, no? E comunque questo voi, adesso vi farò vedere comunque quello che io ho preso in questo sito che ho trovato girovagando per il web. È un sito inglese dove vende esclusivamente materiale in legno, legno sottile, legno pressato, non chipboard, ma proprio legno. E sono dei complementi di decorazione di diverse misure, diverse forme, che possono essere utilizzati sia come decorazione classica oppure anche per fare delle tecniche di mix media, no? Che a me piacciono tantissimo e ho intenzione di iniziare a fare qualcosa. Niente, vi faccio vedere quello che ho preso in modo che vi rendiate conto di che cosa siano e che sono realmente degli oggetti carini e abbastanza convenienti, perché i loro prezzi non sono eccessivi e neanche il prezzo di spedizione. Comunque vi metterò tutto nell'info box, sia il link del sito e niente, andiamo subito a vederli, perché non voglio dilungarmi più di tanto, perché comunque io ho messo nel carrello, mi sono resa conto che qualcosina l'ho presa e meno male mi sono frenata. Va bene, guardiamo subito e iniziamo. Ecco, innanzitutto anche la consegna è stata fatta nel giro di una settimana, cioè io ho fatto una settimana fa l'ordine e oggi mi è arrivato il tutto. Sono abbastanza ordinati. Ecco, adesso vi faccio un esempio di ciò che ho preso. Sono degli elementi decorativi, vedete, questi sono delle ghirlandine di cuoricini, questo sono due tulipani che sono i fiori miei preferiti, e comunque voi potete prendere la quantità che desiderate, perché vi mettono la figura magari singola, oppure c'è il pacchettino con più elementi, e il prezzo in parte veramente comunque sono molto carini. E questo io li sto aprendo con voi perché vale veramente la pena. Poi vabbè, ognuno poi sceglierà i propri oggetti, quelli che più gli sembrano adatti per il proprio stile. Queste invece sono delle, come se fossero delle pellicole, tutto in legno, vedete che è anche spesso abbastanza, vedete com'è, molto molto carina. Io ho trovato questo sito qui, sono andata nella pagina e ho cominciato a caricare. Poi questo, che è un cuore, vedete? Un cuore fatto con questi fiori, che sono delle rose. Adesso io vi faccio vedere uno per uno gli oggetti, in modo che vi rendete conto anche della grandezza che possono essere. Ma comunque lì mettono tutte le misure, quindi vedete anche, potete anche guardare e capire tutte le misure. Poi ho preso queste chiavi, queste chiavine molto carine, diverse, piccoline, insomma non tanto grandi, queste qui. Comunque vi anticipo subito che sono prezzi del tipo 15 centesimi di sterlina,
50 centesimi, dipende dall'oggetto. E vedrete voi stessi quando andrete a vedere il sito. E poi ho preso questo, che è un lampione. Questo così. È un lampione con le lampade da mettere in pratica negli angoli, ecco, vedete, così, e anche questo ha quest'altra forma, così, molto molto carini. Insomma, io vado matta per questi oggetti qua, quindi non ho tralasciato molto. Poi questo, che è ha la forma di una fotografia istantanea nella Kodak, che è sempre in legno. Tutto quello che vi sto facendo vedere è in legno ed è così. Vedete? Poi non potevano di certo mancare gli ingranaggi, che sono tantissimi, guardate, cioè ve li apro, sono tantissimi, un pacchettino veramente, ce ne sono veramente tanti. Scusate. Poi ho preso, non è finita ragazze, mi sono proprio sbizzarrita, comunque penso di farne ancora, anche perché appunto io, formulando dei kit, mi servo abbastanza di elementi decorativi. Oltre ad usarli appunto per me stessa, li utilizzo anche per quello. Poi, no, vi faccio vedere questi un po' grandi, guardate che bello. Questi sono due telefoni, molto belli, sono grandi quanto la mia mano, guardate. E ci sono anche più piccoli. Ora vi faccio vedere che uno piccolo dovrei averlo preso anch'io. Eccolo qua. E l'altro un po' più piccolo. E c'è ancora più piccolo. Poi cambiano comunque gli elementi, ecco, ne aggiunge altri. Infatti oggi guardavo e ci sono altri elementi in più di quelli che ho visto io. Poi ho preso queste chiavi, che sono leggermente più grandi delle altre. Vi faccio vedere tutto perché ne vale veramente la pena. Guardate, sono molto belle, molto decorative. Ecco qua, e questa è la più grande, che noi spesse volte le usiamo, oppure le cerchiamo per metterle nei nostri progetti vintage, e li troviamo sempre in metallo, no? Solitamente sono in metallo. Poi cosa ho preso? Ecco, ho preso anche questi steccati, che ce ne sono 2, 4, 5, molto carini, sempre in legno. Questi due, diciamo, lampadari a candelario, molto bellini anche questi, e poi degli elementi decorativi dai più grandi ai più piccoli, quindi questo mi sa che è uno dei piccoli, e sono così. E in ogni pacchettino appunto ce ne sono 4-5, e costano veramente non tanto, diciamo che è abbastanza alla portata. Eccoli, vedete, sono degli angolini da inserire in un progetto magari appunto che ha bisogno
di questi abbellimenti per dargli un tocco particolare, che si possono anche colorare, non devono per forza restare così, quindi possiamo anche colorarli, innanzitutto dargli prima una bella passata di gesso in modo da avere il bianco come base e poterlo colorare con i colori che ci servono. Poi questi leggermente più grandi, mi sa che ne ho presi due pacchi. Mettiamo un po' più, guardiamo, ecco qua, così almeno riusciamo a vedere meglio. Vedete che ce ne sono parecchi, ma sono due grandi, due medi e due più piccoli. Mettiamo qua, così facciamo spazio. Questi noi solitamente li chiamiamo ghirigori, sono bellissimi, credetemi che sono veramente molto belli. Mi piace a me ogni tanto fare scoperte del genere. Poi questo, che sì, è come questo, sono due pacchetti che io ho preso uguale a quell'altro, perché i ghirigori guai se mancano. Poi cosa ho preso? Altri ghirigori, sempre facsimile degli altri, piccolini, forse cambia un pochino il disegno perché questi sono ad angolo, se non sbaglio, sì, sono ad angolo, vedete? Così. Poi ho preso questa base. Per orologio, la, mi stavo impapinando. Questa base qui, molto bellina, anche questa si può colorare. Poi ancora altri tre pacchetti. Comunque credetemi, ragazze, se andate lì, vedete che ci sono tantissime cosine molto carine. Altri angolini, questi sono degli angolini proprio squadrati da inserire al termine delle pagine, vedete qua che ce ne sono 4 grandi, 4 medi e 4 piccini, tutti nella stessa confezione. Molto carini anche questi. Così. Fare questo video perché sinceramente vale la pena andare. Poi chi è appassionato come sono appassionata io di queste cose, di queste tecniche un po' particolari, sicuramente ne troverà vantaggio perché è veramente pieno di cosettine carine. Poi veniamo alla terz'ultimo pacchetto, ho preso questa serie mista di macchinine, ecco, cioè ci sono diverse macchinine pullman e un apparecchio che questi elementi appunto possono essere adoperati per magari le copertine di qualche album particolare, non so, viaggi. Questo è un bus, per esempio. Questo è un camioncino, una macchina d'epoca, un furgoncino, insomma, veramente molto carini. E poi le utilità, appunto, le dovete decidere voi. Parlando troppo, né? Io quando mi succedono queste cose, io divento come una bambina, per forza. E poi ho preso anche, questo è il penultimo, questo sacchettino di ali, che le ali sono usate
la maggior parte, non solo per gli angioletti, ma anche per fare appunto dei lavori steampunk, che nonostante io non vi abbia ancora fatto questo genere di lavoro, non è detto che a me non piace, anzi, io adoro lo steampunk, come adoro il vintage, come adoro il minimal, come adoro tutto. In pratica io adoro tutto ciò che riguarda questo hobby. Quindi tutti gli stili mi piacciono, certo prediligo per alcuni, ma non escludo nessuno. E quindi mi cimento a fare anche altre cose. Ecco, veniamo all'ultimo pacchetto che mi piace da morire. Io, lo sapete, chi mi conosce sa che a me piacciono tanto i barattoli e quindi non ho potuto fare a meno di prendere questi che... nella spiegazione in pratica dovrebbe essere un mini album con 4 pagine. Vedete, questa è la copertina e queste sono le altre pagine. Vedete che ha anche i buchi dove si può inserire o l'anellino di metallo oppure anche semplice spago o cordoncino. Ecco, e qui la fantasia gira, no? Qui potete, si possono fare appunto tantissime cose, utilizzare sia come mini album particolare oppure anche oggetto per oggetto, decorandolo con la nostra fantasia, con i colori, il gesso e via dicendo. Ecco qui i miei acquisti, sono veramente molto soddisfatta e contenta, soprattutto perché è arrivato in fretta. Non ti mandano mail, non ti mandano niente, infatti ero un po' preoccupata, però è arrivato finalmente. Bene, sono contenta di avervi fatto vedere tutto questo ben di Dio che mi piace tantissimo e andate a visitare questo sito e vedrete che troverete di tutto e di più. Ora vi saluto e vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Bacio, ciao, ciao, ciao.